Stefano Pasquali presenta la farmacia di Domodossola, una farmacia che si presenta rinnovata nel suo ambiente, ma soprattutto che propone nuovi servizi importanti ai suoi clienti. Sì, abbiamo deciso di rinnovare la farmacia facendo una nuova pavimentazione per renderla più chiara, più accogliente, portare la clientela all'interno dei locali in maniera più luminosa e fare un nuovo angolo sui fitofarmaci. Questa cosa fa molto adesso anche per il Domodossola, per cui è importante dare alla nostra clientela questi nuovi farmaci naturali basati sulle piante. E poi abbiamo sviluppato servizi per la persona con nuovi l'olter pressorio e la glicata, sono dei piccoli esami che però possono aiutare molto i nostri utenti, i nostri clienti, senza andare in ospedale, possono farli qui da noi che molto rapidamente, quindi chi ha distanziato la nostra e chi può fare le cose in ospedale, proprio in un'ottica di supporto alla cittadinanza, alla nostra clientela. Ecco, a proposito di salute, qual è lo stato di salute della farmacia in generale? Le farmacie in generale stanno vivendo una fase di grande competizione, perché pensate che 4 anni fa qui a Domodossola eravamo in 4, adesso siamo in 6, senza contare le numerosissime parafarmacie anche a grande distribuzione. Noi stiamo andando avanti col consiglio con la direttore generale dell'azienda da un lato a migliorare sempre di più la fornitura dei farmaci qui nel negozio, ma soprattutto sul servizio, ad esempio qua prima del servizio alla persona di nuove nel suo intervento ha parlato anche di tutti i cambiamenti, anche lo statuto, c'erano anche delle novità, così se ci vuole anticipare mai qualcosa. Sì, lo statuto di farmacia comunale è un po' vecchiotto, diciamo così, perché è di quando la farmacia era stata creata 30 anni fa. Stiamo riallineando lo statuto alla governance, ai migliori standard di governance delle imprese, per cui con l'intesa col comune che è il nostro proprietario rivedremo determinati punti, ad esempio il contratto di servizio, il fatto che il nostro contratto non sia esattamente come proprio il contratto di servizio, ma sia un po' più ampio, generale, astratto, in modo tale che lui si possa portare avanti altri servizi che il comune ci vorrà assegnare. Pensiamo ad esempio alle luminarie natalizie che abbiamo fatto l'anno scorso e quest'anno, che nello statuto non sono esattamente presenti, dobbiamo sempre fare una critica poi dal punto di vista burocratico per riuscire poi ad accontentare il nostro servizio. Lo facciamo, ma se facciamo un nuovo statuto, soprattutto.